Sondrio sempre più green, da oggi si aggiunge un nuovo tassello, il primo bus in tutta la provincia di Sondrio 100% elettrico. Il veicolo per il trasporto pubblico è stato presentato questa mattina in Piazza Garibaldi. Coprirà tratte di collegamento tra la città e le aree limitrofe di particolare interesse pubblico. Il comune di Sondrio ha potuto acquistare il mezzo di ultima generazione grazie a un finanziamento da parte di Regione Lombardia del valore di 224.000 euro. Il servizio da oggi è attivo. Un primo passo per trasformare Sondrio in una città sempre più ecosostenibile e green. Sì, senz'altro, ci stiamo muovendo in questa direzione in vari settori. Abbiamo da non molto inaugurato la ciclostazione col bike sharing elettrico, stiamo lavorando sul verde, sulle piste ciclabili e questo è il primo intervento, diciamo, sulla mobilità del trasporto pubblico che costituisce un grande risultato, è la prima navetta completamente elettrica in provincia. La regione finanzia questi mezzi all'80% e l'abbiamo acquistato in collaborazione col nostro gestore del trasporto pubblico locale che è la ditta Giannolini. Finalmente è arrivato, l'abbiamo messo su strada e quindi adesso comincia ad essere utilizzato. L'obiettivo è di usarlo soprattutto per tratte particolari, anche se al momento viene utilizzato nelle linee del trasporto urbano. Per esempio, come è stato chiesto da molte persone, il collegamento tra il centro e il Parco Bartesaghi oppure il Castel Masegra. Il primo bus elettrico segna un'importante tappa nel percorso intrapreso a Sondrio sul versante della ecomobilità, ma l'amministrazione comunale ha già in agenda altri progetti. L'intenzione sarebbe di arrivare ad avere tutti i mezzi ecologicamente sostenibili. Ci stiamo muovendo in varie direzioni, al momento siamo in fase solo interlocutoria perché non è ancora maturo l'idrogeno, però abbiamo avuto tanti contatti anche per ipotizzare uno sviluppo in quella direzione. Il trasporto pubblico urbano di Sondrio si differenzia leggermente da quello provinciale che ha le problematiche anche dei grandi dislivelli e delle temperature, penso all'Alta Valle, quindi verranno affrontati anche in modo diverso. Per la città di Sondrio andare sull'elettrico è un'ottima opportunità e quindi noi tutti i finanziamenti che si presentano cercheremo di partecipare.